Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 novembre del 2019. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali di questa giornata di oggi. Ovviamente tutti quanti i giornali titolano sulla isola Liguria, come nelle prime due righe di un fondo oggi di Repubblica si può sintetizzare la situazione in cui si trova una delle regioni italiane più colpite dal maltempo. Non che vada bene la situazione in una bassa Lombardia, che vada meglio in Piemonte, è un disastro in tutte Italia, però il punto è fondamentale è che in Liguria ci si è messo un pochino di più, insomma abbiamo una situazione molto più drammatica, non solo perché è caduto un viadotto, come avete visto, in realtà il viadotto è caduto perché gli è arrivato un missile contro, cioè una frana che non era peraltro prevista e non era censita dal CNR, era totalmente inattesa, ma oltre alla questione della frana sul ponte di Savona ci sono anche i sequestri da parte preventivi da parte della procura di una parte di un'autostrada ligure, e poi ci sono strade provinciali completamente dissestate per quello che è successo e per quanto ha piovuto negli ultimi 40 giorni in Liguria. Questa è la situazione che ci stiamo vedendo. Ciao Michele, ciao Enrico, vedo Michele che si sta collegando, immagino da Londra, e lo saluto. Tutti quanti i giornali sono pieni, come sempre avviene quest'anno, bisognerebbe rifare le stesse identiche pagine dell'anno scorso, sono identiche a quelle di quest'anno, il numero dei ponti che sono stati non manutenuti, il rischio idrogeologico dell'Italia, insomma si può trovare tutti gli anni la stessa identica storia su quello che avviene in Italia, è un déjà vu che devo dire viene da ridere, c'è sempre un piano, questa volta il piano Conte, sono 10,8 miliardi, poi ci sono questi numeri roboanti, 10 miliardi, 12 miliardi, 120 miliardi, dice Renzi sul suo piano shock, poi uno si chiede, ma se ci sono tutti questi miliardi, e ci sono, perché non si mettono a posto le nostre terre, perché in realtà le cose non sono così semplici, non è una riga in cui si scrivono 10 miliardi e tac, si fanno subito 10 miliardi di lavori, è assolutamente completamente inverosimile questo dato. Vi dico soltanto che l'anno scorso Conte dice piano da 10 miliardi e i titoli, sarà venuto in televisione, i suoi ministri l'avranno detto, sapete quanto c'è scritto sui giornali di oggi, il Sole 24 Ore è il più preciso, ma non è solo il Sole 24 Ore a scriverlo, sapete quanti dei 10,8 miliardi annunciati per il dissesto idrogeologico da Conte l'anno scorso sono stati utilizzati si fa per dire, 1,2 miliardi, e in realtà non sono stati utilizzati, sono stati appaltati dalla protezione civile per le questioni più urgenti, quindi non sono neanche iniziati i lavori, questo perché in Italia i lavori non iniziano mai e se iniziano vengono interrotti, e l'Italia per cui si mette e si fa un titolo sul giornale, poi dopo le cose crollano, ma crollano per quale motivo? Oggi lo scrive molto bene Salvatore Merlo sul Foglio, lo dice anche Filippo Facci su Libero, e cioè noi abbiamo un ministro dell'ambiente che si chiama Costa che fa il fenomeno, ma il fenomeno sapete qual è? È quello che dice dobbiamo fare, dobbiamo vedere il dissesto idrogeologico, insomma ognuno si inventa la sua dichiarazione pubblica, ma il punto, racconta bene il Foglio, è che per esempio Costa, per dirne una, non ha utilizzato 800 milioni di euro, una polemica che già l'anno scorso ne avevamo parlato, 800 milioni di euro che voleva prestare la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, all'Italia per poter fare degli investimenti proprio sul dissesto idrogeologico. Ovviamente poi se ci avesse prestato quei soldi non sarebbe risolta la situazione, perché come abbiamo visto poi per le autorizzazioni, tra i soldi e le autorizzazioni, gli appalti, i lavori, ne passa di tempo, ma dice comunque sarebbero comunque serviti. Tra l'altro in Italia siamo sempre sulla dichiarazione che oggi ricordano i giornali del nostro ministro degli esteri, il capo politico del Movimento 5 Stelle. Sapete che cosa dice il capo politico del Movimento 5 Stelle dopo che è caduto il ponte a Savona? Dice, dopo il ponte di Savona bisogna continuare a guardare le colpe dei concessionari autostradali. Eccola là, i cattivi che abbiamo individuato. I concessionari autostradali, lì ci poteva anche essere Mazinga Z, ma se c'è un missile, se esiste una frana che peraltro lo Stato con la CNR non aveva visto, neanche Babbo Natale riesce a risolvere quella situazione. Chiaro? Il problema è che forse il dissesto idrogeologico bisognava risolverlo, non tanto rafforzare un ponte che sarebbe comunque caduto. Tra l'altro, ponte, bisogna, come possiamo
possono dire, specificare che su quella tratta la famiglia che ha comprato quella concessione dai Benetton ha investito 280 milioni con 20 viadotti, quelli che erano più a rischio, che sono stati nei quali sono stati messi dei sensori per vedere se c'era qualche movimento. Ma è evidente che se il movimento non c'è sul ponte, ma avviene sulla montagna che sovrasta il ponte, beh, insomma, i sensori li possono mettere sul ponte, non sulla montagna. Peraltro su quel ponte non c'erano, quindi sarebbe cambiato poco. Ma è un punto di principio, non si può sempre cercare il nemico che non riguarda in questo caso certamente il privato, ma riguarda l'incapacità di programmazione, di spesa, di appalto, di norme assurde per cui in questo paese non si riesce a fare nulla. Ovviamente poi c'è il pezzo di Rizzo, no? Perché queste cose qui la politica le fa perché la gente si è convinta che siano tutti quanti a rubare. Il pezzo di Rizzo qual è? Le autostrade sono colpevoli. Il titolo cos'è? Rizzo, quelle autostrade senza controlli. Che cavolo c'entrano i controlli? Sono quelle montagne senza controlli, quei boschi senza controlli, quelle colline, quei fiumi senza controlli. Ma in questo caso le autostrade senza controlli c'entrano relativamente. Certo, si può fare di più, bisogna controllare i concessionari, bisogna obbligarli a fare le manutenzioni, ma insomma direi che oggi il tema è esattamente diverso. Un po' Renzi ieri sera ha cercato di dirmelo, speriamo che sia verosimile e sia fattibile quello che dice. Facciamo delle robe in fretta, derogando alle norme. Ieri gli è sfuggito un lapsus freudiano, oppure un lapsus che dà il senso di quello che si dovrebbe fare contro le attuali norme. Si deve fare e mantenere e appaltare contro le attuali norme, se no in questo paese non facciamo nulla. La proxy di questo paese è il comportamento dei grillini, perché è una cosa incredibile. Si presenta Di Maio ieri in Emilia Romagna per decidere se allearsi o no con il PD, fa la riunione locale e avviene una cosa che io non capisco. Toc toc, che senso ci abbia? Mi volete spiegare perché il Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna non si allea con Bonaccini, mentre invece in Calabria si allea con il candidato del PD Callipo, secondo quello che c'è scritto oggi sui giornali? Io la trovo una cosa che non ha un senso compiuto. Che altro dice oggi? Beh, stupendo. Sapete che cosa ha fatto Bonaccini? Io questa cosa qua la trovo fantastica. Nel momento in cui c'è questo paese che non riesce ad avere una soluzione per le sue infrastrutture, sapete che cosa fa il candidato presidente dell'Emilia Romagna? Propone al Movimento 5 Stelle, per mettergli un po' d'accordo e per portarsi dalla sua parte, un'analisi costi-benefici sulla Cispadana, cioè riprende e ristruttura quella grande stupidaggine che aveva impostato Toninelli, per cui per bloccare tutto si rifacevano le analisi costi-benefici, per cui si ribaltava per i prossimi 5-6 anni la scelta se fare infrastrutture in questo paese. Una roba da matti. Nel frattempo il paese muore, non solo perché muore geograficamente e non solo perché muore per le sue strutture, non solo perché muore perché le sue aziende scappano, muore perché non nascono più bambini in questo paese. 140.000 bambini in meno negli ultimi 10 anni. Poi dite, beh, questo avviene in tutta Europa. No, perché oggi gli articoli vi spiegano bene come in Germania questo non è avvenuto, sono aumentate le nascite, in Francia le hanno contenute, ma mai in nessun paese europeo c'è una decrescita così forte come in Italia. Questo è il vero grande disastro di questo paese, sul quale bisognerebbe ragionare un pochino bene, ma in realtà poi noi ragioniamo delle risse RAI. Vi rendete conto? Stiamo discutendo ancora di chi deve diventare capo di inutili divisioni di questa azienda pubblica che un tempo era l'industria culturale più importante di questo paese. Beh, oggi vengo a sapere sui giornali che Giorgino, che un tempo davano al centrodestra, berlusconiano, democristiano, non so, è stato tutto quanto, oggi sarebbe in odore di nomina grillina. In Rai vale davvero tutto. Nel frattempo vi consiglio di leggere l'intervista di Marcello Foa, presidente della Rai, al Sole 24 ore, in cui a Ug Giorgio, un po' che non ci vediamo, oggi sono un po' diciamo in anticipo rispetto ai miei orari. Beh, insomma, Marcello Foa dice quanto sarebbe importante la RAI per il Made in Italy, gli italiani all'estero, e devo dire che, visto che per 3 anni ci sono transitato in quell'azienda pubblica, devo dire la verità che in realtà per molti italiani che non vivono in Italia è l'unica ancora verso questo paese, e soprattutto potrebbe essere una straordinaria opportunità di diffusione culturale del nostro paese. Ecco, puntare su quello
non sarebbe male, anche se, voglio dire, qua ci stiamo occupando se Giorgino o gli altri diventeranno capi di una struttura che peraltro durerà un paio d'anni finché non cambieranno i politici e i giornalisti o si saranno adeguati ai nuovi politici o dovranno cambiare mestiere. Cosa è finito e cosa è successo all'ILVA? Beh, la cosa più straordinaria dell'ILVA la leggo oggi sul Messaggero, cioè che tre commissari, non solo sul Messaggero, hanno chiesto una proroga alla Tribunale di Taranto per rimettere a posto l'altoforno numero 2, altrimenti sarebbe stato chiuso il 13 dicembre secondo richiesta del Tribunale di Taranto. Vi capite, capite in che paese viviamo? Viviamo in un paese in cui i commissari chiedono al Tribunale: per favore facci tenere in piedi questo altoforno, e c'è un altro tribunale, quello di Milano, che invece intima ai proprietari privati di non chiudere quel forno, che peraltro una procura vuole chiudere, come testimoniano oggi i commissari che chiedono alla medesima procura di non farglielo chiudere. Se non ci avete capito nulla, non vi preoccupate, gli stranieri che vogliono investire in Italia ci hanno capito ancora di meno. Nel frattempo c'è il grande pasticcio all'Italia, sul quale per il Messaggero, che segue la questione dell'Italia anche perché insiste sulla zona di Roma, ci sarebbe l'idea di un commissario straordinario, come se un commissario straordinario arriva lì con la bacchetta magica e risolve l'idea strategica di un'azienda che nei prossimi 6 mesi deve decidere ad esempio se o come continuare a trasportare in Nord America con le sue insegne gli italiani, una roba che vale 500 milioni di fatturato, quindi un quarto del fatturato all'Italia dipende dal fatto che, essendo commissariata, potrebbe perdere lo slot per l'America. Ecco, di questo stiamo parlando. Nel frattempo l'ipotesi del Messaggero è che si divide in due, da una parte i voli e dall'altra tutto il resto, anche se Patuanelli, proprio ieri sera, il ministro dello sviluppo economico, me l'ha escluso in maniera netta questa ipotesi, che oggi invece circola sul Messaggero. Altre notizie di giornata, il pezzo di Feltri oggi è molto divertente, perché Feltri dice: ma come mai oggi tu sul Libero tutti quanti i comuni italiani si sono svegliati per dare la cittadinanza onoraria alla signora Segre, che tra l'altro, ma chi gliene frega, pensate che palle che si fa a accettare questa cittadinanza onoraria che improvvisamente le viene riconosciuta da tutti i comuni italiani, mentre lei è stata a Auschwitz molti anni fa, il suo dolore era conosciuto da anni, ma oggi tutti quanti si improvvisano cittadinanti, non so come dire, onorari per questa signora che ha sofferto le pene di Auschwitz. Insomma, prende molto in giro questa nuova moda che oggi sta prendendo corso. Ultima segnalazione che vi faccio è quella di Francesco Del Vigo oggi sul Giornale: le 15 domande a Grillo, molto precise, perché riguardano la sua doppia visita all'ambasciatore cinese, che non è una cosa pacifica, perché Grillo chi cazzo è? Perché va dall'ambasciatore cinese? Che cosa si dicono con l'ambasciatore cinese? Cosa mettiamo in relazione Huawei, la grande azienda cinese di telefonia che ha sponsorizzato, dice Del Vigo, alcune convegne a cui ha partecipato Casaleggio e che è molto ovviamente al centro delle attenzioni degli ambasciate di Cina in tutto il mondo, e Grillo? Cosa c'entra per esempio la Farnesina nell'organizzazione gestita da Di Maio in questa vicenda? Beh, insomma, tutte domande a cui Grillo, ovviamente, ve lo anticipo, non darà risposta. Detto questo, io direi che per oggi è tutto, vi ringrazio i tanti che ieri sera ci hanno seguito a Quarta Repubblica e vi do appuntamento con il sito nicolaporro.it, e ringrazio tutti quanti voi che continuate a seguire e a comprare, molti di voi mi stanno mandando le foto, Le tasse invisibili, il libro meno recensito del mondo, ma il libro più letto e più visto da quelli che seguono La Zuppa. Ciao!